della qualità. Primo disco guadagnato dal Berna, controllato da Gelinas. Qualche scagliato in profondità dal canadese. E chiuso da Hunter Sander. Bianconeri che rimangono in zona offensiva. Il primo disco. E poi arriva anche il primo gol della serata. Lo firma Luca Fazzini. Rebound facile concesso da Wüthrich. E Fazzini da lì non sbaglia. Seconda rete stagionale per il numero 17, prima rete con un portiere tra i pali, perché Luca Fazzini il suo primo gol l'aveva trovato a Vienna, gabbia sguarnita. Fazzini va a incrociare il tiro, lo mette là nel 7 dove Wüthrich non ci può arrivare. Allora Lugano in vantaggio, inizio al fulmicotone per i bianconeri. Il difensore finlandese non ha nascosto le proprie difficoltà, così come la voglia di dare una mano alla squadra. Qui la penetrazione di Alatalo sul filo del fuorigioco, l'uscita di Wüthrich. Patry subito verso Türkauf, buona la giocata di Türkauf per Connolly. La conclusione di prima intenzione da parte del numero 92. L'intervento di Wüthrich, manovrata qui da parte del Lugano, conclusa da Brett Connolly. Orsi che provano anche a distendersi con Moser, occhio all'inserimento di Gelinas. Moser attento, Kotrin chiuso l'ex Ginevra, e allora ancora una chance, occhio perché diventa un 2 contro 1. Arriva rimorchio anche Golub, Fermin, arriva la rete del pareggio. Lugano che si addormenta, il Berna va a segnare. Arbitri che però andranno a rivedere quanto successo, fatto sta che il Lugano questa rete non avrebbe mai dovuto concederla, con un disco perso malamente da Patry profondo nell'angolo. Il gol della Kaski, Fazzini subito aggredito da Skragen che rimane lì, la giocata di Di Domenico, il tiro di Chervet, Verra che prova a prendere da salto adesso la rete guardia del Lugano, si salva Koskinen. Farni chiuso le assi da Guerra, arriva in suo soccorso Arcobello, non basta la conclusione di Domenico, Lugano che si salva. Altro campanello d'allarme in casa Lugano. Fazzini, altro erroraccio qui del Lugano. Kaun in mezzo alle gambe di Mikko Koskinen, arriva il 2-1. Rete ahimè meritata, quella dei padroni di casa. Lugano che ancora una volta gioca con superficialità, dischi in zone pericolose. Il Berna al quarto tentativo ne approfitta pieno. Qui è Chris Bennett a non entrare in possesso di un disco. Che è lì. Fazzini si limita ad allontanare. Lugano che deve andare al cambio. Allora c'è spazio per Xavier. Poi a Berci, la giocata. Il disco che rimane lì. Arriva il 3-1. Firmato Colton Xavier. Lugano che ha iniziato questo secondo tempo esattamente come va concluso il primo, e allora quasi come logica conseguenza arriva un'altra rete del Berna. Grande movimento di Sven Berci e poi da pochi passi Xavier va a trafiggere Koskinen tutto solo, l'ex Energita dove però non c'è alcun compagno. Sander, Bennett, la conclusione di Bennett e Lugano mette dentro il 2-2. Chris Bennett si fa perdonare così. Sbaglia anche il Berna, anche il Lugano ne sa approfittare. E allora siamo sulla 2-2. Terza rete stagionale per Chris Bennett. Pasticcio di Hunter Sander. Bennett che non lascia il Lindberg. Kaun, Löffel, passaggio per Di Domenico, la conclusione di Domenico e il Berna torna immediatamente in vantaggio e lo fa con Chris Di Domenico.
pagata a carissimo prezzo la penalità inflitta a Marcus Granlund. Che è sconsolato, recupera un posto sulla panchina di riposo. Löffel e Di Domenico, là dove neppure Koskinen può arrivare. Continua qui a Berna. Occhio ancora Di Domenico, indemoniato Di Domenico, che arriva fin dalle parti di Koskinen, non riesce a tirare. Arriva passaggio sanguinoso, e allora altra chance per Di Domenico. Crisi Domenico che va a mettere dentro il 4-2. Affonda il Lugano. Affonda il Lugano sotto i colpi di Chris Di Domenico, che poi va a infiammare ulteriormente la Postfinance Arena. Errore madornale da parte di Elia Riva. E Chris Domenico una volta sbaglia, la seconda no. Precipita la situazione per il Lugano. Domenico sbaglia anche Di Domenico. Granlund che riesce a trovare a Türkauf. Türkauf con la spalla a Butrick. Piazza Berci, si torna da Chervet. La confusione sui pattini di Patry Chervet. Visto che rimane lì, rimane 5-2. Simon Moser abbandonato lì a pochi centimetri da Koskinen. Simon Moser va a mettere dentro il 5-2. Siamo poco oltre metà partita e per il Lugano la situazione inizia a farsi complicata con la trolla. Kaun, ancora Löffel, va al tiro Löffel, la parata di Schlegel, concede il rebound, ma poi a Mirko Müller. Tre piccoli secondi, poi Lugano recupererà almeno Santeria Latalo. Il disco che rimane lì, arriva il 6-2, a firma Kaun. Altra rete, la prima subita da Niklas Schlegel, con Metzorli che poi spedisce Arcobello a parlare con l'arbitro Di Pietro. Ancora una volta Connolly, Granlund, Alatalo, il tiro di Alatalo, arriva la rete del 6-3, la firma Santeria Alatalo. A 4 minuti e 14 secondi dal 60esimo, il Lugano fa opera di Cosmesi con Santeria Latalo, che mette dentro la terza rete di serata. Andiamo a rivedere qua il tiro di Latalo. Butrich. Berna che scodella centropista, arriva prima di tutti Thierry Bader, rimorchio Baumgartner che va a infilare il 7-3. Con Chris Metzorli che guarda preoccupato il cronometro. C'è scritto 2:45, sono ancora tanti i secondi che Lugano deve rimanere sul ghiaccio. 7-3. Müller che non va su questo puck. Bader per... arriva la sirena, il Lugano torna a casa, torna in Ticino con 0 punti, 7 reti subite e davvero tanti.